Ringrazio i donatori presenti e non presenti. Naturalmente non mancherò di ringraziare tutti i gruppi, nostre consorelle presenti, e complimenti a tutti i donatori premiati di oggi. Ringrazio il direttivo e i collaboratori per il lavoro svolto sempre con impegno, lealtà e chiarezza, che dovrebbe essere alla base di ogni associazione di volontariato. Tra di noi ci può essere qualche divergenza d'opinione, ma prevale sempre la sincerità, il buon senso. Pertanto dico veramente grazie, grazie a tutti coloro che lavorano per il gruppo. Tutto il direttivo è un ringraziamento anche che oggi l'abbiamo pure presente, il nostro presidente onorario, l'amico Franzino. Quest'anno, in collaborazione con le scuole Istituto Aldo Moro, abbiamo effettuato 2 giorni di prelievo con l'emoteca, messa a disposizione del Centro Regionale di Torino. È stata una nuova esperienza e per questo voglio ringraziare il preside, tutti i professori per la loro disponibilità nel divulgare la donazione di sangue ai ragazzi delle scuole, che sono il nostro futuro. Sappiamo che c'è sempre bisogno di sangue e, come sapete, il sangue non si ottiene artificialmente. È sicuramente importante in momenti come questi, necessita tanta solidarietà. Le associazioni di volontariato, nello specifico i donatori di sangue, collaborano da Udine a Palermo per il bene comune e per questo dobbiamo sentirci orgogliosi di essere donatori di sangue. Come sapete, il donatore dà, da sempre, dal suo braccio che ci fanno il prelievo, ma non riceve nulla in cambio. Tante volte, come ha detto il nostro parroco stamattina, non si sa a chi va il nostro sangue, non lo sappiamo. Ricordo che siamo uno dei gruppi più numerosi del Piemonte e per questo siamo consapevoli di doverci impegnare ancora di più per la nostra associazione e per contribuire a dare prestigio alla nostra città. Per questo contiamo molto nell'aiuto delle nostre istituzioni e alla loro sensibilità nei nostri confronti. Ecco, quest'anno siamo andati leggermente meglio e siamo andati meglio anche e soprattutto ad un nuovo software che la Fides ha sviluppato e che ci ha consegnato nel mese di marzo. Poi l'abbiamo reso operativo da maggio, che permette di avvisare tramite SMS i donatori dell'eventuale donazione, dell'eventuale data di donazione. Ecco, tutto questo ci ha permesso di avere un incremento nella donazione del 10,4% rispetto al pari periodo del 2011. Quest'anno siamo in totale ad 837 donazioni sangue intero, 122 plasmaferesi e 11 piastrinaferesi. Abbiamo già superato la quota dell'anno scorso. Siamo in totale 970 donazioni. Ecco, noi siamo un gruppo che ha totale donatori attivi 775, 156 donatori occasionali, quindi un totale di 931 donatori, diciamo, in attività. I nuovi donatori nel 2012 sono stati 74. Ecco, questo è in sintesi quanto abbiamo realizzato nell'anno. Innanzitutto porto i saluti regionali, quelli del presidente Agostino Re Baudengo e di tutto il consiglio regionale. Abbiamo fatto moltissimi passi avanti in quest'anno e ve ne riassumo solamente un paio. Innanzitutto il sistema di qualità, che la nostra associazione donatori sangue Piemonte ADSP ha raggiunto in questi tempi e si è stata certificata come prima associazione in Italia. Questo non è un pallino dei nostri superiori, dei nostri organizzatori, ma è un obbligo di legge e noi siamo riusciti a ottenerlo per primi in Italia, però comunque tutti dovranno adeguarsi. E invece a livello regionale abbiamo delle novità
più o meno che cambieranno leggermente il nostro futuro. Ci sono leggi regionali a cui dobbiamo adeguarci, alcune recepiscono delle leggi europee e quindi alcune cose vanno cambiate. In principale cosa sono l'adeguamento delle sedi. Noi qua a Rivarolo abbiamo una sede molto, molto funzionale, comunque alcuni piccoli ritocchi andranno fatti in tutte le sedi. E questo perché a differenza di molte, praticamente di tutte le altre regioni italiane, noi doniamo ancora diciamo porta a porta, comunque nei gruppi e non solo negli ospedali. Questo è sempre stato un punto di forza della nostra associazione da 60 anni e quindi cambiare anche leggermente questo sistema ci andrà tempo e molto, diciamo, impegno e convinzione da parte di tutti, a partire dai direttivi e comunque fino ai donatori. A Rivarolo tutti i complimenti per essere il primo gruppo della zona, come abbiamo già sentito sia dal presidente che dai dati più numerici, e quindi niente, semplicemente vi auguro una buona giornata e alla prossima occasione. Grazie.